Una visita al castello di Rodi, antica sede dei cavalieri di San Giovanni, signori dell'isola, ridotto in rovina dalle ingiurie del tempo e degli uomini, ricostituito e restaurato dall'Italia fascista in 3 anni. La turrita mole si profila maestosa contro il cielo, mentre nell'interno, restaurate e ricomposte, sopravvivono le strutture cavalleresche della Roccaforte. Nella corte si scorgono i porticati dei gran maestri dei cavalieri di San Giovanni, d'Aubusson e del Carretto, e numerose statue romane rinvenute negli scavi di Coo. Ecco la sala dei re, dove sono i busti dei sovrani d'Italia. La sala detta di Dionisio, con l'antico gruppo scultorio del Dio. La sala dell'atleta con lo stupendo bassorilievo di scuola rodia rinvenuto negli scavi locali. La sala di Mercurio, grande salone basilicale. Ecco le classiche statue di Mercurio che dà il nome all'ambiente, di Diana Cacciatrice e di Igea. Arazzi fiamminghi del 500 e antichi mosaici adornano lo stupendo salone. La sala della famiglia, con le pareti affrescate dall'accademico d'Italia Pietro Gaudenzi e bellissimi mosaici. La sala del pane, grande salone da pranzo con tavola centrale in marmo rodio e affreschi dell'accademico Gaudenzi. La sala d'Europa, con arazzi fiamminghi del 500. Questo rappresenta una scena dell'Orlando Furioso. Quest'altro Federico Barbarossa ai giochi del Colosseo. Il terzo, il ritorno del figliuol prodigo. Infine, la sala della Venere. Il mirabile torso di scuola rodia, ritrovato nel mare da un pescatore, vi splende in tutta la sua pura bellezza. A terra il mosaico delle 9 muse, ritrovato come tutti gli altri negli scavi di Coo.